Centinaia di nottavi in marcia in provincia di Alessandria si oppongono al terzo valico Tafferugli con le forze dell'ordine. Tante di questa edizione del giornale, centinaia di nottavi in marcia in provincia di Alessandria per dire no al terzo valico. C'è stato qualche tafferuglio con le forze dell'ordine. Guardate il servizio dell'inviato. Si chiudono gli ospedali. A scuola bisogna portare la carta igienica da casa, le carte per le fotocopie non ci sono. Dappertutto si tira la cinghia in queste opere simili a quella sul ponte sullo stretto di Messina, che l'utilità non è che ce la veda molto. In 2000 sono scesi in piazza qui ad Arquata Scrivia, nell'Alessandrino, per manifestare contro il terzo valico, il collegamento ferroviario ad alta velocità tra Genova e Torino e Genova e Milano. 37 chilometri di gallerie più 300 di binari da realizzare, secondo i progetti, entro il 2020. 6 miliardi e 200 milioni di euro il costo complessivo dell'opera. Queste grandi opere richiedono tantissimo denaro che non è dato dall'Europa o da enti fantastici, ma è tutto contributo dei cittadini. L'obiettivo oggi era raggiungere le reti del cantiere aperto lo scorso autunno e reciderle. Dove dovete andare? Obiettivo raggiunto, come abbiamo visto nelle immagini, poi è arrivato anche lo scontro con le forze dell'ordine. Massimo Postiglione, Sky TG24, Arquata Scrivia, Alessandria.